Ragazzi, 2 giorni fa ho fatto un sondaggio su Instagram e vi ho chiesto se preferivate per lunedì un video su Pokémon Xenoverse o una recensione su Ultrasole Ultraluna. Beh, l'80% di voi ha votato e ha scelto Pokémon Xenoverse, quindi benvenuti in questo nuovissimo video su Pokémon Xenoverse. Purtroppo Weedle sta avendo un po' di problemi, sia diciamo a livello positivo che a livello negativo, e quindi questa settimana vorrei soprattutto dedicarmi a delle tematiche a caldo. Che significa a caldo? Come ben sapete, la maggior parte dei nostri video vengono prima scritti, poi ripresi e alla fine montati. Mentre il video a caldo è praticamente una parlata faccia a faccia con voi. Quindi non c'è niente di scritto come in questo video, ma parliamo come se fossimo all'interno di un bar. Questa modalità sarà fatta sia per questo video di Pokémon Xenoverse che ovviamente per la recensione di Pokémon Ultrasole e Ultraluna. Ma ora, bando alle ciance, parliamo di questo video su Pokémon Xenoverse. Già prima dell'uscita della parte 1 pensavo di fare questo tipo di video e con l'uscita della parte 1 mi ha confermato che dovevo farlo il prima possibile. Sapete che fortunatamente Pokémon Xenoverse, al di là dei bug e degli errori, ha avuto un grande successo in Italia. Ma ragazzi, come ben sapete, il team di Xenoverse non ha un contratto per questo gioco. Quindi chiunque non abbia più la voglia di lavorare è libero di andarsene. E soprattutto non è neanche incentivato perché tutto il progetto è gratuito. Quindi vi dicevo, ho pensato già da prima questo video perché oggi vorrei aprire i casting di Xenoverse. I casting di Xenoverse sono praticamente dei nuovi ruoli che abbiamo bisogno all'interno del nostro team. Ne ho già aperti alcuni su Facebook, ma erano soprattutto concentrati sull'animazione e sulla composizione. Questa volta invece i casting saranno aperti a qualsiasi tipo di ruolo che vi elencherò io stesso in questo video. Purtroppo ragazzi, quando ritardano le cose è semplicemente perché ognuno di noi potrebbe avere qualsiasi tipo di problema, che sia familiare, che sia personale, ma purtroppo i problemi sono umani, quindi è normalissimo. Questo casting non è fatto assolutamente perché il progetto sta morendo o qualsiasi altra cosa che voi pensiate, ma semplicemente perché appunto improvvisamente ci possono essere ritardi e quindi vogliamo evitare questi ritardi e cerchiamo di ampliare di più il gruppo. Quindi ragazzi, ora vi elenco tutto quello che abbiamo bisogno per un nuovissimo team di Pokémon Xenoverse. Abbiamo assolutamente bisogno come priorità gli scripter. Gli scripter sono appunto programmatori, coloro che danno vita al progetto. I requisiti minimi ragazzi sono di avere almeno una base di conoscenza del programma RPG Maker. Questo ovviamente è basato per tutti i ruoli che diremo oggi, perché se non si ha una base di RPG Maker e magari volete entrare nel team per imparare, quindi non sapete fare nulla, non contattateci proprio. Per il momento noi qua stiamo cercando veramente il top gamma. Quindi programmatori che siete interessati, che conoscete già un po' il mondo dei videogame, RPG Maker e che volete appunto entrare all'interno del nostro team, contattateci. E cercate comunque di avere anche una tipologia di scrittura che non sia troppo personale e cerchiamo soprattutto persone che condividono il loro linguaggio di scripting con altre persone che appunto fanno questo lavoro. Purtroppo gli script sono cose molto molto delicate, quindi bisogna avere comunicazione con tutti quelli all'interno del gruppo. Un altro ruolo fondamentale che cerchiamo sono i mapper. I mapper sono coloro che danno vita ai percorsi e alle città. Come esempio, i requisiti minimi sono la conoscenza di RPG Maker. L'essere mapper in sé non è difficilissimo, ma l'essere mapper creativo là è difficile trovare la persona giusta. Quindi cerchiamo persone veramente veramente creative e che sappiano comunque fare dei percorsi sia diciamo stilistici e perfetti per un'ambientazione Pokémon, ma sia che danno un certo tipo di mistero che diano comunque esplorazione al giocatore. Quindi tu ragazzo che vorresti entrare nel team Pokémon Xenoverse e conosci e sai fare molto bene delle mappe in ambientazione Pokémon, contattaci. Altra priorità essenziale è l'Eventer. L'Eventer è colui che dà vita a tutto quello che succede all'interno del gioco. Personalmente questo ruolo lo sto facendo anche io, visto che comunque sono colui che ha creato la trama, strutturato la trama e tutto, sapevo già diciamo dove mettere la mano. Una cosa che mi diverte molto, infatti, se avete giocato all'ultimo evento di Halloween, è stato eventato tutto da me. Cerchiamo quindi persone che sappiano eventare molto molto bene su RPG Maker, per il semplice motivo che fare l'Eventer non è assolutamente semplice e ci vuole tanto ma tanto tempo. Altro ruolo fondamentale, passiamo al livello grafico, ovvero lo spriter. Lo spriter, ragazzi, è uno, secondo me, dei ruoli più difficili in assoluto, perché le sprites sono tra gli elementi fondamentali di un gioco Pokémon. Al momento lavoriamo in tre in quest'ambito, escluso me, sono persone veramente molto molto valide. I requisiti non sono neanche più di tanto a conoscenza di RPG Maker, ma una conoscenza molto molto professionale di Adobe Photoshop, di Paint e altri
programmi per fare sprites. Per il semplice motivo, ragazzi, che lo sprite è un'icona, è una cosa fondamentale dei giochi Pokémon. E quindi cerchiamo persone che abbiano tanta, ma tantissima esperienza, soprattutto con i vecchi forum. Però, se sei comunque bravo e hai del talento, contattaci. Altro ruolo fondamentale che stiamo cercando è l'animatore. Ragazzi, purtroppo l'animatore è un ruolo difficilissimo da trovare, soprattutto quello bravo. Rendere fluido e muovere un oggetto che sia soprattutto un Pokémon è veramente complicato. Soprattutto perché noi abbiamo cercato di restare in una tematica black and white. Però se magari tu sei bravo a fare animazione, riesci comunque a creare dei prodotti fluidi, mi raccomando, contattaci. I requisiti minimi sono ovviamente una conoscenza di RPG Maker, un'ottima conoscenza di programmi di animazione come Adobe Photoshop e soprattutto Adobe After Effects. Ultimamente siamo riusciti a trovare una persona che si dedica esclusivamente a questo e probabilmente l'avete notato nell'evento di Halloween. Quindi mi raccomando, se sei interessato a questo ruolo, contattaci. Poi abbiamo bisogno di nuovi artisti. Ok, noi abbiamo già 6 artisti che lavorano in Pokémon Xenoverse, ma non basta. Conoscete molto bene gli Elite Four, sapete di quanto siano bravi, ma veramente la bravura nel gioco non basta. Semplicemente perché noi abbiamo dato un vero e proprio valore agli artwork, che non siano soltanto Pokémon, ma sono soprattutto personaggi. Come per esempio con il Mugshot, no? Che sarebbe quella sorta di faccina che vedete durante le conversazioni di gioco. Ecco, là sono veramente tante da fare, quindi abbiamo bisogno soprattutto in quell'ambito, creare mugshot e oggetti. Poi ovviamente se siete di un determinato tipo di talento potete anche creare Pokémon, però abbiamo bisogno di persone veramente valide, ma valide. Quindi mi raccomando, artista, se sei interessato a collaborare con noi, contattaci. Abbiamo visto anche il lato artistico, ora passiamo ad un lato un po' più tecnico. Sto parlando della composizione della musica. Il compositore è un elemento importante. Come ben sapete, all'interno del nostro team ci sono 3 persone. Saitonia, che conoscete benissimo, si dedica esclusivamente ai versus dei Pokémon e degli allenatori. Poi abbiamo Shino, che invece rappresenta la maggior parte delle volte le host delle città, ed Eugenio, che invece rappresenta le host dei percorsi. Abbiamo bisogno questa volta di tantissimi compositori, perché purtroppo, ragazzi, c'è un sacco di musica. Come per esempio il Pokéboard o l'ottenimento di un oggetto. Anche quelle piccole musichette, anche per esempio i versi, sono cose veramente essenziali nel gioco. E come ben sapete, nella parte 1 purtroppo abbiamo dovuto riempire diversi buchi con musiche già esistenti. Con l'uscita del gioco completo invece non voglio assolutamente rifare questo errore e voglio tutta musica inedita di Pokémon Xenoverse. I requisiti per collaborare con noi, visto che comunque i musicisti sono veramente tantissimi, è di conoscere veramente benissimo il mondo Pokémon. Quindi conoscere bene le host, le ambientazioni, le atmosfere, che per chi conosce bene il mondo Pokémon sa perfettamente che cambiano da generazione a generazione. Questo è il requisito che io personalmente desidero di più. Poi ovviamente bisogna anche avere una certa tipo di preparazione con la musica. Ripeto per l'ennesima volta, questi casting non sono stati creati perché il progetto sta morendo, assolutamente no, ma per velocizzare i tempi. Altra cosa importante, ragazzi, vi ho detto di contattarci dove? Ovviamente su widdlechannel@gmail.com. uscirà ovviamente qui sotto, ma vi metto anche indirizzo email in descrizione. Mi raccomando, contattarci se siete consapevoli di voler lavorare seriamente a questo progetto. Se siete persone che vogliono entrare in questo mondo e non sappiano fare nulla, o che siete per esempio magari persone talentuose però non hanno tempo di lavorare, possono farlo tipo una volta ogni 2 mesi, non contattateci proprio, ragazzi. Non per cattiveria, ma noi veramente stiamo cercando il top gamma. E altra cosa importantissima, quando ci contattate fateci vedere un vostro lavoro, perché non solo perdiamo tempo noi, ma perdete anche tempo voi. Quindi all'interno delle informazioni delle email scriveteci per esempio compositore Eugenio Bennato e poi allegateci ovviamente il brano, per farvi un esempio. Per ultimo, se non siamo interessati al vostro tipo di lavoro, non vi ricontatteremo. Non per cattiveria ovviamente, ma per il semplice motivo che se ci arriveranno tante richieste non possiamo stare appresso a tutte. Quindi risponderemo esclusivamente a coloro che ci sembrano validi per lavorare all'interno di questo progetto. Ragazzi, penso di aver detto veramente tutto. Mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video e supportateci veramente tanto per l'uscita di questa parte 2, perché veramente io non mi arrenderò mai. Commentate qua sotto se avete dubbi o chiarimenti, io cercherò comunque di rispondere a tutti coloro che hanno delle domande. Se sarete molti ovviamente cercherò di farlo in questi giorni.
parlarne, quindi non vi preoccupate. Sì ragazzi, sono molto stressato, infatti come vedete sono abbastanza apatico oggi, però purtroppo stiamo avendo veramente tanti problemi e vorrei assolutamente riuscire a risolverli tutti. Non solo con Xenoverse, ma anche con Windows in generale. Per concludere, infatti, iscrivetevi assolutamente al nostro canale per rimanere aggiornati con tutto quello che facciamo, che sia Pokémon Xenoverse, che sia Weedle, che siano altre rubriche e compagnia bella. Vi ricordo, come ho già annunciato, che venerdì usciranno e riprenderanno le Xenopedie. Ogni settimana ci sarà una nuova Xenopedia, perché penso che per il momento bisogna dedicarsi interamente ad un vero contenuto, e in questo caso il nostro contenuto è appunto Pokémon Xenoverse. Questa prima e nuova puntata vedremo un nuovissimo Pokémon che non abbiamo mai svelato e che sarà all'interno della parte 2 di Pokémon Xenoverse, mentre con le prossime settimane vedremo una Xenopedia dedicata a tutti i Pokémon che abbiamo annunciato all'interno della parte 1 e che non avete conosciuto perfettamente. Per concludere ragazzi, a tutti coloro che vogliono assolutamente entrare in questo progetto e ci hanno voglia di lavorare, è tutto in maniera gratuita. Né io, né Christian, né tutti gli altri membri del team vengono pagati. I motivi ovviamente già ve li ho spiegati, ma se ci contattate chiedendoci comunque un prezzo, sappiate che non vi risponderemo. Sia perché Pokémon è sotto copyright, ma sia perché è un hobby. Quindi automaticamente non avrebbe neanche senso, perché il gioco è anche gratuito, quindi non ci prendiamo veramente nulla. Posso soltanto salutarvi ora e mi auguro che ci saranno molte richieste in ambito lavorativo. Da Capitan Stark è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!